Buonasera, ben ritrovati a SOS Condominio, la rubrica in materia di condominio gestita da Anaci Chiavari Tiguglio. Anaci, che è l'associazione di amministratori e condominiali e immobiliari più importante d'Italia, con più di 7.000 iscritti. Dunque, sono arrivate delle altre domande anche per questa puntata. C'è una domanda che abbiamo già trattato, una Buonasera. questione che abbiamo già trattato nelle puntate precedenti, l'abbiamo trattata un po' lì parlando degli inquilini, ma che invece evidentemente interessata ci viene chiesto specificamente. Allora, ci dice un ascoltatore: ho la nuda proprietà di un appartamento, devo contribuire agli oneri condominiali? Eh Cosa gli sì, rispondiamo? No, che c'ha la nuda proprietà e però si attacca al tram e non paga? no, purtroppo ahimè sì, nel senso non Non a tutte, tutti, ovviamente, non a non tutte, tutti. però bisogna considerare che il nudo proprietario deve pagare quelle che sono tutte le spese straordinarie di un condominio. Faccio un esempio, bisogna rifare il tetto piuttosto che bisogna rifare la facciata, quella, la quota, le millesimi di proprietà sono quelli del nudo proprietario, mentre l'usufruttuario, che è poi colui il quale gode dell'immobile, si deve sobbarcare tutte quelle spese che invece riguardano l'utilizzo del bene, anche in materia di riscaldamento, ecco, queste sono spese che proprio riguardano un usufrutto, un utilizzo del bene e quindi le spese per il riscaldamento ovviamente sono a carico dell'usufruttuario, giusto? Alcune precisazioni, anzi più che altro è fuori dalla domanda, ma mi viene da dirlo, Sì. cioè all'assemblea di condominio chi convoco, il nudo proprietario o l'usufruttuario? E convoco chi deve Pagare, decidere certo. sui punti all'ordine del Esatto, giorno. esatto, Quindi se ho un esatto. bilancio ordinario, convocherò l'usufruttuario. Ricordiamoci, ad esempio, questa è una cosa interessante, non è Sì. proprio propriamente di condominio, ma è una cosa interessante, che i contratti di locazione non sono firmati dal nudo proprietario, i contratti di Ah beh, no, locazione sono sicuramente. firmati dall'usufruttuario, è lui che ha il Certo, potere certo. di locare l'appartamento e in generale di locare il bene. Che è colui che ha l'utilizzo del bene. Ecco, diciamo che poi c'è poi il caso, c'è poi il ca la chiamavano proprietà utile, infatti, un tempo. C'è poi il caso dell'ordine del giorno in cui hai sia, diciamo, argomenti ordinari su cui deve votare l'usufruttuario, sia argomenti straordinari su cui Bisogna deve convocarli votare. entrambi. Esatto, Bisogna convocarli entrambi. Io lo esatto. dico sempre, convocate. Nel dubbio, Convocateli entrambi. convocateli Poi tutti e due. Poi, voglio dire. litigheranno fra di E loro. litigheranno su di loro, tra di loro, per chi deve esprimere il voto. No, ma di Però, solito ecco, però intanto tu convocali difficile. tutti che non fai mai male. Ecco, Esatto, questo è un esatto. aspetto sicuramente Però interessante. diciamo che gli amministratori normalmente sanno più o meno quando fanno la suddivisione delle spese a chi addebitare le spese, come le spese straordinarie che vanno Perlomeno addebitate a. noi lo diciamo ai nostri amministratori come centro studi, Anaci, confidiamo e i nostri amministratori sono abbastanza precisi su questi argomenti. Assolutamente sì, assolutamente. Sempre sul tema, però una piccola variazione, ci arriva un'altra domanda. So che c'è l'assemblea di condominio dopodomani, ma non mi è stata trasmessa la convocazione assembleare. Che cosa posso fare? Beh, allora, Se lo sai, vai, se lo nel sai, senso, puoi anche cioè perché poi alla andarci. fine, voglio Se lo dire, sai, vacci. se proprio, a meno che uno non abbia un problema impellente, urgente, per cui non riesce ad andare o a mandare un suo delegato, perché attenzione, si possono anche delegare le persone, o ha un senso di antipatia nei confronti Ecco, dell'amministratore, voglio far se saltare invece l'assemblea, perché c'è anche voglio questo far saltare aspetto. C'è anche questo l'assemblea, come aspetto. posso fare se voglio La fare? può far saltare l'assemblea, La può far certo, saltare. perché la convocazione deve avere la convocazione 5 giorni liberi tra diciamo, la data prevista per l'assemblea e la convocazione. Attenzione, la ricezione della convocazione. Quindi
Questo lo sappiamo. Basta cioè... anche solo il cartellino, in realtà, proprio. Basta quello perché a volte sennò diventa impossibile. Ricordiamoci che gli amministratori possono convocarvi solamente tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite addirittura quello possono consegnare a mano, cioè avere la prova della ricezione C'è un vostra. altro modo che ormai ci siamo dimenticati veramente tutti, che è il Ah sì, fax. vabbè, ma ormai non ce l'ha praticamente Credo di non ricevere un nessuno. fax da Sì. 7-8 anni, ma si potrebbe Eh fare anche no, col questo lo dico fax. perché molto spesso io quando vado anche all'assemblea, anche di casa mia, sento i condomini che sono arrabbiati con l'amministratore perché l'amministratore non, perché mi manda la raccomandata che costa, che poi me la debita? Io non ho la PEC, cosa mi interessa della PEC? Perché non mi manda una mail ordinaria? Non lo può fare perché la mail ordinaria non è un modo, cioè non è proprio previsto dalla legge, perché la legge Un dice elenco proprio tassativo. un elenco tassativo che deve utilizzare l'amministratore. E perché da questo elenco tassativo? Proprio per proteggere i condomini, perché i condomini devono essere messi a conoscenza del fatto che vi sia l'assemblea. Quindi con una mail ordinaria può anche capitare che questa mail vada nelle spam, come molto spesso Succede succede, o che spessissimo. pure per qualche motivo di problema del server non arrivi. E quindi l'amministratore dice, io te l'ho mandata. Eh sì, è vero, ma io non l'ho ricevuta. Quindi molto spesso può quindi esserci un'assemblea in cui un condomino non ne ha avuto notizia. Quindi la mail ordinaria assolutamente, anche se molto spesso i condomini insistono, gli amministratori non la possono mandare. Quindi PEC raccomandata e consegna È a mano. molto importante questo discorso perché veramente molte volte i condomini insistono Sì. proprio, me li mandi via Ma tanto io mail, ma vengo. intanto io vengo. Sì, la volta in cui poi io non vengo e ho ricevuto l'invito a mezzo email, E poi magari quello che è stato deciso non mi non piace, lo piace. impugno Quindi, perché poi sono tutti bravi a girare la quindi se non è frittata, eh. stata trasmessa ovviamente la convocazione all'assemblea, la prima cosa da fare è comunicarlo all'amministratore e chiedere all'amministratore una Beh, convocazione. se voglio far saltare tutto, Vabbè, si può impugnare posso poi. impugnarla. Pugnarla delle Posso attenzione impugnarla entro i 30 giorni dalla dall'invio, ricezione secondo del il verbale. verbale, se sono stato. Ecco, ricordiamo questo aspetto qua che secondo me è molto importante. Non mi sono presentato, Sì. ho 30 giorni dalla ricezione, anche lì, probabile, del verbale. Non col verbale messo nella No. cassetta della posta, come succede. Purtroppo un mal Sì. costume, specie genovese peraltro, meno del Tiguglio ho visto. Ecco, questa qui diventa una consegna del verbale non probabile, il termine non inizia mai a decorrere. Se invece non sono stato convocato correttamente, ma mi sono presentato in assemblea, sano ogni vizio della Assolutamente. convocazione. Quindi, se volete far saltare tutto, fatelo in questo E modo, attenzione, non se per qualche andateci. altro motivo volete impugnare la delibera assembleare e siete stati presenti all'assemblea, avete 30 giorni per 30 giorni per impugnarla. impugnarla. Adesso diciamo che ora, con la normativa nuova, la riforma del codice di procedura civile, visto che nell'atto introduttivo dell'impugnativa bisogna dar conto d'aver. D'aver fatto le eventuali condizioni di procedibilità e la condizione di procedibilità su questa cosa è il tentativo obbligatorio di mediazione. Entro i 30 giorni bisogna mandare l'invito per tentare la mediazione, quantomeno bisogna fare quello, perché quello sospende il termine, quindi mi raccomando, Ecco, una cosa che vi raccomandiamo, se avete qualche problema con una delibera assembleare, mi raccomando, non andate da un nostro collega, non aspettate troppo tempo, gli ultimi giorni, Ecco, ecco, no, questo cercate di, evitatecelo. sappiate i 30 giorni, però ciò non significa che al 28° giorno dovete andare dal povero collega No, che anche perché deve voglio impugnare una dire, un delibera. avvocato ha una vita, ha un'agenda, e se gli arrivi al 28° giorno con l'impugnativa da fare in 24-48 ore, magari non è un'ideona, Anche perché ecco. sul punto faccio una digressione, se mi permetti. L'impugnativa non è semplicemente che l'avvocato scrive impugno la delibera, Impugno, punto. punto. No, perché c'è giurisprudenza che dice che poi tra un'eventuale causa e diciamo, il contenuto dell'impugnativa assembleare deve esserci corrispondenza.
Quindi bisogna che l'avvocato si studi la delibera, si vada a studiare le norme e deve fare una, come posso, so che questo ovviamente è una cosa più tecnica, molto tecnica, però è importante per spiegare per quale motivo non si può andare all'ultimo minuto, perché diventa proprio impossibile fare un'impugnativa fatta bene, perché sennò si può poi fare... Poi mi brucio dei motivi. Esatto, e poi lo stesso collega può non riuscire a infilarci dentro tutto e poi altri non può più fare la causa perché non è stato indicato questo specifico motivo di impugnazione nell'impugnativa della delibera. Quindi attenzione, se, come voglio dire, aspettate una settimana, 10 giorni, però poi muovetevi, ecco, perché 30 giorni sembrano tanti, ma poi alla fine sono pochi. Sì, ecco, magari non aspettate neanche una settimana, 10 giorni, muovetevi subito che è decisamente meglio. È importante, perché anche se questo è un aspetto purtroppo tecnico che può non interessare la maggior parte di voi, ci deve essere, secondo la miglior giurisprudenza, la corrispondenza, come diceva, la corrispondenza, esatto, tra l'istanza di mediazione, l'impugnativa in istanza di mediazione, e poi quella che sarà la causa di impugnazione. Mm-hmm. Se mi sono dimenticato dei motivi di impugnazione nell'istanza di mediazione, a spanne, perché poi non è detto se sono dei motivi di nullità, no, ma a spanne me li sono giocati anche per la causa. Me li sono giocati, con dei rischi anche considerevoli sul punto. Quindi volete impugnare il verbale di un'assemblea, le delibere assembleari, fatelo, ma date a chi lavora per voi il tempo di poterlo fare, voglio dire, serenamente, esatto, e pacatamente, come, esatto, si diceva. Sempre in materia di spese condominiali, ovviamente, voglio dire, le spese condominiali sono necessariamente l'hot topic, così abbiamo usato un po' di parole inglesi, ora diventerà illegale e ci condanneranno tutti a migliaia di euro di multa, ma per ora non lo è ancora. Diciamo, l'argomento caldo è sempre la spesa condominiale in condominio, e come si può immaginare, in condominio le case vengono vendute, compravendute le case in condominio. Ecco, qui il punto è, arriva una domanda: voglio acquistare un immobile, ma quali sono le spese a mio carico? Quelle ordinarie, quelle straordinarie? Ecco, okay, io voglio comprare un immobile, mm-hmm, come funziona? Allora, oltre al fatto che devo pagarlo, l'immobile, ovviamente. Allora, diciamo che di fatto, nella maggior parte dei casi, gli amministratori sanno come suddividere le quote, e nel momento in cui si subentra, si dovrebbe, anche per una questione proprio, lo dice la legge di anagrafica condominiale, dare all'amministratore l'atto di vendita o di acquisto e comunicare il fatto che Tizio non è più proprietario, ma dalla tale data è diventato proprietario Caio, in modo tale che l'amministratore possa fare i conti. Anche perché nel momento in cui voi comprate, il notaio chiede sempre all'amministratore una sorta di dichiarazione. E comunque ricordiamoci che, sì, l'amministratore non è un indovino, assolutamente, ed è un po' complesso che venga a sapere chi è il nuovo proprietario se non gli viene detto. Esattamente. Di fatto, diciamo che quando si acquista un immobile, relativamente alle spese ordinarie, chi acquista deve sobbarcarsi le spese dell'anno della gestione, nell'anno in cui lui ha comprato, e nel caso in cui, questo sempre nel caso in cui non paghi chi vende, anche dell'anno precedente. C'è una responsabilità che viene definita solidale di entrambi. Quindi se l'amministratore gli chiede a Tizio, e che ha ovviamente è colui, è l'alienante, cioè è colui che ha venduto, e Tizio non paga quelle che sono di sua competenza come spese condominiali, allora chi subentra, Caio, deve pagare sia le spese che competono a lui ovviamente, ma anche le spese di tutta la gestione in cui lui, dall'anno in cui lui ha comprato, e della gestione precedente. È per quello, scusami, che è importante farsi fare la dichiarazione dall'amministratore nel momento in cui si compra, perché nel momento in cui si compra si viene a sapere se Tizio è in regola o meno con i pagamenti condominiali, e di conseguenza poi anche nel momento della determinazione del prezzo, se non fosse in regola, ci si può accordare e dire: ok, li pago io, riduco il prezzo, ecco, perché altrimenti c'è una responsabilità solidale. Questo per le spese ordinarie. Oh, volevo fare una puntualizzazione, sì, perché hai detto una cosa secondo me molto importante, hai detto della gestione in corso, perché allora la gestione del condominio, cioè l'esercizio, sì, condominiale, è un anno,
ma non necessariamente coincide con l'anno solare. No, di solito può essere anche con l'anno del riscaldamento. Può essere, ecco, quelli che hanno riscaldamento centralizzato, sì, di solito c'è l'anno che coincide con il riscaldamento. Esattamente. Tipicamente dal 1 luglio al 30 giugno. Ecco, esercizio in corso ed esercizio precedente, cioè non anno solare in corso, anno esercizio. Può essere che l'esercizio coincida con l'anno solare, può essere che non coincida. Varie ipotesi. Dicevi invece delle straordinarie. No, sulle straordinarie, che sono quelle che poi alla fine gravano in maniera più forte, un rifacimento di un tetto, un rifacimento di una facciata. Allora, queste invece, a differenza di quelle ordinarie, seguono la data della delibera. Quindi, se il condominio ha deliberato di rifare la facciata, quando era ancora proprietario Tizio, e magari poi dopo 3-4 mesi Tizio vende a Caio, quindi ancora prima a volte che i lavori vengono di fatto iniziati e ancora prima che vi sia un riparto e che quindi questo riparto si siano iniziati i pagamenti, perché molto spesso quando ci sono spese così gravose i pagamenti si dilatano in 2 anche 3 anni, molto spesso, in questo caso paga sempre chi vende Tizio, quindi anche quando Tizio ha venduto 2 mesi dopo, quando è stato deliberato la spesa, a meno che non intervengano degli accordi particolari. Ecco, qua bisogna fare 2 ragionamenti che partono da quello che hai detto, che hanno una certa rilevanza, perché è chiaro che se io vendo e ho ancora 8 rate su 9 da pagare, beh, bisognerà trattare un attimino il prezzo. Certo, ma infatti è quello che dico io, parlato di accordi tra le parti. Fondamentale. Infatti. C'è poi da fare una distinzione fondamentale anche lì, cioè un conto sono i rapporti tra le parti, io ho trattato il prezzo, quindi un conto diverso è a chi l'amministratore possa chiedere, assolutamente, cioè il condominio nella persona dell'amministratore possa chiedere questi soldi. Sì, perché non sono opponibili all'amministratore gli accordi. Esatto, esatto. Dire che non sono opponibili significa che l'amministratore, a prescindere da come si sono organizzati chi vende e chi compra, l'amministratore deve chiedere a chi era condomino al momento della delibera. Lì poi non può... sarà un suo onere, quello del condomino che ha venduto, nel caso in cui ci fossero stati accordi con chi ha comprato, che le altre 6 rate se le deve collare chi ha comprato, nel momento in cui l'amministratore le chiede al condomino che ha venduto, il condomino che ha venduto le deve pagare l'amministratore, però deve averle prese da chi ha comprato. E se ciò non è accaduto, allora sono con contenzioso, ma che non riguarda il condominio, che riguarda le parti private. Ecco, c'è poi un caso che può essere interessante perché mi capita spesso, cioè vende un condomino che ha un moroso di lungo corso, perché magari sono 3-4 anni che paga poco e male o non paga niente. Tra l'altro questo non dovrebbe succedere, perché l'amministratore entro i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrebbe prendere e fare i decreti ingiuntivi. Esatto. Però può succedere, spesso accade. Spesso accade che chi vende si trovi con 6-7 mila euro di spese ordinarie. Deve pagare tutto chi subentra, chi compra? No! Attenzione a questo aspetto. Sono la solidarietà, come diceva lei, la solidarietà sta per le spese di competenza dell'esercizio in cui si compra e dell'esercizio precedente. Cioè non è che uno dice, ma sai, non paga dal 2015 e quindi brum, arrembo la solidarietà a chi entra, a chi ha venduto, a, certo, a chi ha comprato, cioè a chi ha comprato, sì, si prende anche tutta la solidarietà che ritorna indietro. Esatto. Perché sai, nel bilancio di condominio di quest'ultimo esercizio sono indicati 8.000 euro che si torna indietro fino al 2016. No, attenzione, non funziona così, non funziona così. Bisogna andare a vedere la colonnina delle spese generate, perché di competenza, anche lì bisognerebbe capire di cassa di competenza dell'esercizio in corso e di competenza dell'esercizio precedente e basta. Le altre, il buco precedente del condominio, il buco, se lo paga, continua a dover essere richiedibile solo ed esclusivamente
al venditore, perché sennò sarebbe un bel modo per eludere la tecnica e sostanzialmente ribaltare sul compratore qualunque cifra. Penso di vendere, smetto di pagare oggi, vendo nel 2027, tanto paga chi compra. Differente sono per esempio le spese legali che si accumulano negli anni, perché come dicevo prima... Lì è molto più complicato. Sì, perché come dicevo prima, se arriva addirittura a pignorare un immobile, quindi a portare alla vendita un immobile, le spese legali sono molto onerose, non soltanto come parcella nostra, ma anche proprio come spese vive di gestione della pratica, il custode, il delegato alla vendita. Vi dico, se si arriva a pignorare un immobile, questo è quello che dico sempre nelle assemblee di condominio e condomini, se si arriva a pignorare un immobile è perché chi ci stava dentro è un cattivo pagatore, quindi è un debitore. E molto probabilmente ha un immobile che è già pignorato, ipotecato, c'è il mutuo sopra. E quindi io dico sempre, sì, il condominio deve portare all'esecuzione un bene e venderlo, pignorarlo, per evitare che il buco aumenti, per evitare che il debito aumenti. Ma non pensi, in gran parte dei casi, di recuperare tutto. Recupera poco. Le spese della procedura le recupera, le spese vive, ma tutto il resto non le recupera. Quindi attenzione, perché poi ci sono delle spese legali che non vengono recuperate e non si può pensare che le spese di un impignoramento immobiliare fatto nel 2023 ricadano su chi magari ha venduto nel 2019. Ecco, quelle... Dipende da quando... si è dato corso al pignoramento. Però di solito questo avviene dopo, cioè in pratiche molto lunghe come tempi. C'è poi l'aspetto, dicevi, dell'ipoteca. Guardate, questo è un aspetto molto importante, sì. Cioè è inutile girarci intorno, insomma. Le situazioni debitorie importanti spesso e volentieri hanno una storia di condomini che non pagano niente. Sì. Ecco, mica solo il condominio, che non pagano niente a nessuno. Ripeto, se è una difficoltà momentanea. E perché non paghi? Perché c'è dietro l'ipoteca e sai che comunque sia, puoi anche non pagare. Prendimi qualcosa, tanto la banca si prende già la casa, se la prende lei, chi se ne frega, trovami qualcosa. Perché dico questo? Perché innanzitutto, come diceva lei, giustamente non pensate in questi casi di recuperare tutto, perché non recuperate tutto. Ma premete nei confronti del vostro amministratore, il quale a sua volta deve premere nei confronti dell'avvocato, a fare il più fretta possibile a pignorare, a procedere col decreto ingiuntivo, sì. E pignorare. Perché siccome molto probabilmente poi tutti i costi restano sulle vostre spalle o quasi, diciamo, non proprio le spese prededucibili, quelle della procedura, no. Però gli oneri condominiali, quelli nel frattempo sono maturati già e quelli ve li tenete sulle spalle. E neanche tutte le spese della procedura. E a volte neanche tutte le spese della procedura, anche in prededuzione, perché adesso si vendono gli appartamenti a prezzi bassissimi, specie in certe zone di Genova. Ormai gli appartamenti vanno come se fossero dei caravan dei tempi. Le spese legali, sai, cioè le spese vive sì, ma poi gli onorari dell'avvocato molto spesso non... Gli onorari dell'avvocato vengono persi, non vanno in prededuzione. Ecco, quindi dovete cercare di premere per fare in modo che, per quanto umanamente possibile, la procedura sia la più veloce possibile. Non potete controllare l'operato del giudice piuttosto che l'operato del CTU. Questo è fuori discussione e non è quello che diciamo. Ma evitate che i debiti dei condomini vadano avanti anni e anni e anni senza che nessuno abbia fatto niente. Se l'amministratore decide per sue motivazioni non legali, diciamo, di non procedere, magari, come dire, svegliatelo, diteglielo, perché altrimenti poi rischiate voi. Il nostro tempo direi che si è concluso anche per questa serata, conseguentemente vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata di SOS Condominio. Grazie a tutti, buonasera.